Per la nostra serie dedicata a esplorare pratiche e orientamenti sessuali poco conosciuti o considerati tabù, che potete trovare nella sezione Sesso Misterioso, oggi ci occupiamo di un argomento che non solo è controverso, ma spesso ridicolizzato. È un tema che si presta facilmente all'umorismo, tanto da diventare un soggetto ricorrente di barzellette e battute volgari. Parliamo della zoerastia, comunemente nota come zoofilia. Rapporti sessuali tra esseri umani e animali sono stati rappresentati e raccontati fin dai tempi antichi. La mitologia greca offre numerosi esempi, come i numerosi travestimenti di Zeus, che per sedurre donne e ninfe assumeva le sembianze di animali come l'aquila, il toro o il cigno. Un altro mito famoso è quello di Pasifae, la regina cretese che per soddisfare il suo desiderio per un toro bianco donatole da Poseidone si nascose all'interno di una vacca di legno per essere fecondata, dando così vita al leggendario Minotauro. Tuttavia, non è solo nel Mediterraneo che troviamo tracce di questa attrazione tra specie diverse. Anche in Estremo Oriente, dipinti e incisioni dimostrano che la pratica, o almeno la fantasia legata alla zoofilia, era ben radicata. Solo di recente la zoerastia ha iniziato a essere studiata, sebbene in modo sporadico, come una vera e propria espressione del desiderio sessuale. Qui non parliamo dell'atto sessuale con un animale come semplice sostituto di un partner umano, che può capitare per solitudine o altre circostanze anche a chi non è attratto da animali. Parliamo di una reale preferenza e attrazione sessuale per l'animale, al di sopra di un partner umano. Comprendere le motivazioni dietro questo orientamento è un compito complesso. Una delle prime sorprese è che questo tipo di inclinazione non è esclusivamente maschile, come molte altre parafilie. Studi hanno dimostrato che l'interesse zoofilo emerge spesso in età prepuberale o puberale, senza differenze significative tra maschi e femmine. Un'altra sorpresa riguarda la complessità emotiva che può caratterizzare la zoofilia. Non si tratta semplicemente di una ricerca di soddisfazione sessuale rapida o dell'eccitazione legata al proibito. Per quanto possa sembrare difficile da accettare o comprendere, la componente emotiva gioca un ruolo centrale per chi è attratto da un animale. Gli zoofili attribuiscono spesso agli animali qualità superiori a quelle degli esseri umani, come onestà, fedeltà, innocenza o saggezza. Le emozioni verso gli animali possono essere genuine e relazionali, non semplicemente sostitutive di un partner umano. Molti zoofili, infatti, mantengono o hanno mantenuto relazioni a lungo termine con persone. Questo smentisce lo stereotipo del contadino isolato e poco istruito che si trova spesso nelle battute popolari. Si tratta di individui integrati nella società, che tuttavia sviluppano un legame particolare con una determinata specie. Curiosamente, i gusti zoofili sembrano essere molto specifici. Chi è attratto dai cavalli, ad esempio, difficilmente proverebbe lo stesso interesse per un cane, e viceversa. Nel 2002, gli psicologi Earls e Lalumière pubblicarono uno studio su un uomo di 54 anni, incarcerato per la quarta volta a causa della sua ossessione per i cavalli. In quest'ultimo episodio, l'uomo era stato accusato di aver ucciso una giumenta, Rea, secondo lui, di aver mostrato affetto a uno stallone. Durante i test condotti con un pletismografo, uno strumento che misura l'erezione in risposta a stimoli visivi, fu osservato che il soggetto non mostrava alcuna reazione né a immagini di uomini o donne nudi, né a immagini di altri animali come pecore, mucche, cani, gatti o galline. Tuttavia, appena gli furono mostrate immagini di cavalli, il suo apparente stato di impotenza svanì, rivelando un'attrazione sessuale altamente specifica. Per quest'uomo, fare sesso con un cavallo non era una soluzione di ripiego, ma il tipo di rapporto ideale, se non l'unico, che poteva immaginare. Dopo la pubblicazione dello studio, Earls e Lalumière ricevettero numerose lettere e email da persone
che si identificavano come zoofili e che raccontavano le loro esperienze. Nel 2009 i due psicologi pubblicarono un altro saggio, questa volta incentrato su un uomo di 47 anni, anch'egli attratto dai cavalli, ma perfettamente integrato nella società e dotato di un alto quoziente intellettivo. Dopo un'adolescenza passata a fantasticare sui cavalli e a guardare film di cowboy, per l'interesse verso i cavalli, non certo per i cowboy, e dopo alcuni tentativi falliti di relazioni con ragazze, a 17 anni riuscì finalmente a comprare una cavalla. Dopo un lungo periodo di addestramento e corteggiamento, riuscì a consumare il rapporto. Quando quella cavalla nera rimase ferma mentre la accarezzavo, quando sollevò la coda in alto e di lato mentre la stringevo alla base, e quando la lasciò lì, ferma e tranquilla, mentre salivo su un secchio, senza fiato ed elettrizzato, scivolai dolcemente dentro di lei. Fu un momento di pace e armonia assoluta. Mi sembrò così naturale. Fu un'epifania. Negli ultimi anni, diversi studi hanno cercato di approfondire la comprensione di questa particolare parafilia e alcuni casi di cronaca hanno portato la zoofilia sotto i riflettori dell'opinione pubblica. Uno dei più noti risale al 2005, quando Kenneth Pinian, un ingegnere aeronautico di 45 anni, morì a causa di gravi lesioni interne, perforazione del colon, subite durante un rapporto sessuale con uno stallone. Questo episodio portò alla luce un gruppo clandestino di persone che condividevano la stessa passione, incontrandosi in fattorie per avere rapporti con ghili animali. L'incidente divenne famoso come il caso di Enum Clow e fu ampiamente trattato dai media. Il dibattito che ne seguì, e che continua ancora oggi, fu estremamente controverso. Le associazioni per la protezione degli animali condannarono fermamente queste pratiche, sostenendo che si trattava sempre e comunque di abusi. Secondo gli animalisti, la presunta complicità degli animali nell'atto sessuale è un'invenzione, paragonabile alle giustificazioni utilizzate dai pedofili per assecondare quelli che credono essere i desideri inespressi dei bambini. Gli zoofili, dal canto loro, cercano di distinguersi dagli zoosadici, che infliggono sofferenze agli animali, sostenendo che il loro amore non è solo sessuale, ma anche affettivo e profondo. Alcuni affermano persino di essere attivisti tra le file delle stesse organizzazioni animaliste, a dimostrazione del loro legame emotivo con gli animali. La sessualità umana è uno degli ambiti più complessi e stratificati della psicologia e della cultura. Ogni atto sessuale è carico di significati e implicazioni che vanno ben oltre il semplice contatto fisico. È un evento profondamente culturale. Sembrerebbe naturale pensare che questa sovrastruttura non si applichi al mondo animale, dove concetti come aggressione, violenza sessuale, consenso o disgusto sono difficili da interpretare. Tuttavia, è noto che anche tra gli animali si verificano occasionalmente rapporti sessuali tra specie diverse, un fenomeno osservato da biologi ed etologi. E chiunque abbia avuto un cane che ha cercato di montare la gamba di qualcuno sa che i confini tra gli istinti sessuali degli animali e la nostra percezione di ciò che è appropriato possono essere sfumati. In questi casi, chi sarebbe la vera vittima? Da un lato, gli zoofili tendono a convincersi che gli animali condividano i loro stessi desideri, mentre dall'altro, gli animalisti cercano di applicare agli animali categorie concettuali e morali umane. Entrambe le parti sembrano proiettare sugli animali una visione culturale che probabilmente non gli appartiene. Questo ricorda le riflessioni di Baudrillard sull'animale e il bambino come scandali sociali, esseri privi di parola, la cui incomprensibilità li rende vulnerabili alle nostre interpretazioni e categorizzazioni umane. Alla fine, ciò che rimane è una lunga serie di domande difficili da risolvere. La bestialità va trattata con comprensione o punita legalmente? Quali sono le motivazioni alla base di questo desiderio e come si sviluppa?
È una parafilia o un semplice orientamento sessuale? E infine, è davvero possibile parlare di amore interspecie? Un'ultima nota. Il manifesto qui sopra è la locandina del film Bestialità, 1976, di V. Mattei, una storia trash di amore tra una madre di famiglia e il suo Doberman. Alcune delle informazioni riportate in questo testo provengono da un eccellente articolo in inglese di Jesse Bering. Per chi fosse interessato, segnaliamo anche un articolo più breve in italiano sul tema e il film documentario Zoo 2007 di R. DeVore, incentrato sul caso di Enum Clow. Sebbene il documentario tenti di presentarsi come un'inchiesta imparziale e una riflessione sulla condizione umana, rischia di scivolare nel ridicolo, nel tentativo poco velato di dipingere il protagonista come un martire della libertà d'amore in una società giudicante e chiusa. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video.